E voglio lasciarvi con un pensiero che sintetizza un po' tutta l'opera di Padre Pio e che è stato espresso da Paolo VI nel 1971. A proposito appunto di Padre Pio, e questo pensiero è stato offerto ai superiori allora generali del nostro ordine dei frati minori cappuccini, che sintetizza un po' anche tutto ciò che la parola di Dio oggi ci ha detto in riferimento ad una testimonianza in ragione di Gesù, che è l'unico Tempio, è il nuovo Tempio attraverso il quale noi possiamo rinnovare l'alleanza con Dio. E quindi così diceva Paolo VI a proposito di Padre Pio: guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha adunato intorno a sé. Ma perché? Perché forse era un filosofo? Perché era un sapiente? Perché aveva mezzi a disposizione? Perché diceva la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore. Penso che queste parole sintetizzano la vita e l'opera di Padre Pio, ma soprattutto ci ricordano, al di là dei segni, dei fatti straordinari, al di là di quella sapienza umana che a volte sembra garantirci chissà quale salvezza, che l'unica salvezza è Cristo crocifisso. Lui il Tempio che viene distrutto ma che può risorgere, e in Lui noi dobbiamo trovare la nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.